Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio affrontare un tema un po' particolare, un po' scottante di un kata che sicuramente conoscete meglio di me, il classico Kankudai. Un kata molto complicato perché di solito si studia sempre tra passaggio da marrone per cintura nera insieme al mitico Bassaidai. Tra l'altro ho fatto un video, vi lascio il link in descrizione, su un passaggio particolare di Bassaidai, se non l'avete visto guardatevelo. E stavo dicendo, Kankudai è un kata abbastanza complicatino, il classico kata per passaggio di cintura da marrone a nera, come ho detto prima, e sfido chiunque di voi non si sia un pochino impantanato in questo kata, magari quando era marrone o quando anche alle primo dan, secondo dan, ma anche oggi secondo me a farlo, se non l'avete ben rinfrescato ultimamente, ci sta che vi inciampate in qualche tecnica, perché chiaramente riprende molto gli yang con qualche trabocchetto, e quindi un kata abbastanza complicato che non va sottovalutato. Ecco, c'è un passaggio di questo kata che voglio descrivere e parlarne con voi, seguitemi. Ok ragazzi, andiamo subito al nodo, al noccio del video. L'ultimo kiai di questo kata, dopo il rengeri volante, atterro finale con un bel urakken, un bel kiai, e poi cosa succede? Mi devo girare. E lì casca l'asino, ecco il video di oggi. Come ci si gira? Cioè, è un'applicazione su un calcio che arriva a 45 gradi? È un'applicazione su un avversario davanti? Si fa con un braccio, si fa con due braccia? Come va caricato? Ecco, questo è un po' il nocciolo della situazione. Io l'ho sempre fatto in una certa maniera. Vi faccio vedere un video del grande Kanazawa, molto didattico, dove lui insiste sul fatto che dopo aver fatto questa ultima tecnica dopo il rengeri, bisogna caricare il braccio sinistro molto aderente al corpo, in modo che, seguendo la federazione per tanti anni, poi mi sono fatto spiegare bene ai tempi, che praticamente questo braccio che passa sotto supporta il braccio destro che va a prendere la gamba dell'avversario, in questo caso potrebbe essere un maieri, lo supporta e poi lancia su l'avversario e si chiude col classico yoi. E fin qui, ok, questa è l'interpretazione del grande Kanazawa e poi a seguire di tutta la sua grande organizzazione mondiale. Sono andato un po' a spulciare, sono andato a vedere dei video vecchi del grande Nakayama. Lui cosa faceva? Addirittura loro arrivavano dopo questa tecnica, dopo il kiai, giravano con un braccio solo, quindi col destro, cioè il destro andava proprio a prendere la gamba dell'avversario e il sinistro rifiniva, secondo me, per un fatto puramente estetico, per non lasciare sempre stoichite al fianco qui inutilizzato, giravano e facevano una sorta di doppio gedambarai, un accompagnamento finale, ma sicuramente il braccio che faceva tutto il lavoro era il destro, quindi giravano e poi questo alto braccio, il sinistro, finiva e chiaramente, come tutti sapete, si finisce tirando sulle braccia e si fa lo yoi finale del kata. Questa è una versione del grande Nakayama. Ho visto anche nella sua compilation di libri che cito sempre, è bene che ognuno ce l'abbia nel proprio dojo, io la chiamo la Bibbia perché c'è sempre qualcosa da imparare, da ricordarsi se qualcosa ci sfugge. Si vede chiarissimo che è il braccio destro che va a lavorare sull'applicazione e sull'avversario, quindi un avversario che viene dal fianco da 45 gradi si va a lavorare, è chiaro, e questo lo sapete meglio di me. Sono andato a vedere anche qualche altro personaggio famoso, il grande Kagawa, anche lui si ferma dopo l'uraken volante e gira anche lui con un braccio e l'altro viene accompagnato. Lo fa lui, lo fa Naka, lo fa anche un grande Osaka da giovane, sempre con un braccio solo. E allora sono andato un pochino più indietro, sono andato a scoprire qualcos'altro che a logica mi suonava strano. Seguitemi. Cos'è che mi suonava strano? Mi è venuto in mente questa cosa qui, ma nello Shotokai come si fa? Come lo fanno? Come lo facevano? Sono andato a vedere, sono andato a documentarmi e infatti è come pensavo io. Addirittura questa tecnica parte con questo Gena molto basso e l'Ikite sinistro rimane proprio al fianco, il pugno rimane al fianco e rimane proprio al fianco. Cioè l'atleta si gira facendo questo grande Gedanbarai che prende la gamba e porta su. Allora a questo punto entrambi vanno su. Però praticamente è sempre il solito braccio che fa il lavoro. Posso andare tutte su, tutte e due su, o se no addirittura ho visto del video dove rimane proprio al fianco, fa la tecnica, va sul braccio e finisce con lo yoi così. Quindi secondo me, poi correggetemi, fatemi sapere se mi sbaglio, ci sta che anticamente questo Ikite stava
sempre fermo al fianco, e il braccio destro che faceva tutto. Poi ci sta che col passare degli anni questo ikite al fianco, poi era un po' scomodo lasciare questo braccio fermo così per tutto questo movimento circolare, ci sta che armonicamente, e non è poi sbagliato, ci si gira e poi si finisce con un doppio Gedanbarai. Può essere così. Allora cosa ho fatto? Sono andato a vedere i tempi moderni. Sono andato a vedere una finale 2012 in Francia del grande trio italiano Figuccio, Valdesi e Mourinho, che facevano questo kata. E chiaramente, vabbè, in maniera egregia, addirittura loro, proprio quando girano, fanno un doppio Gedanbarai, e poi quando vengono su, neanche in modo scattoso, dove ci dovrebbe essere, secondo me, a mio avviso, correggetemi se sbaglio, una tecnica abbastanza forte, con un ikite forte, perché poi praticamente se prendi la gamba devi proiettare l'avversario in aria, quindi ci vuole una grande forza o almeno una velocità sostenuta. E invece nel kata che fanno in gara, addirittura girano, fanno questo doppio Gedanbarai proprio chiaro, un doppio Gedanbarai molto ampio, poi vanno su in maniera dolce. Questo mi ha lasciato un po' così, in maniera dolce rimangono su, come dire we are the champion, e finiscono così, e poi fanno lo yo, un po' strano. Allora cosa ho fatto? Sta cosa mi ha ancora più incuriosito. Sono andato a vedere Sandy Sordo, la grande francese, la grande campionessa francese, ma lei come lo fa? È allo stesso periodo, penso alla solita gara nel 2012 proprio a Parigi, una finale WKF. Lei cosa fa? Si gira anche lei, fa addirittura lei fa un caricamento qua davanti, quindi fa la tecnica, poi si gira, fa un caricamento frontale, va un po' giù e poi dopo in maniera scattosa torna su e fa questa tecnica, quindi neanche fa il giro ma torna su in maniera scattosa. Quindi come vedete ragazzi, ci sono molti modi di fare questo finale di questo importante kata. Se vi devo dire la verità personale, io all'inizio quando ero più giovane lo facevo anch'io in maniera così diversa, cioè mi giravo con una sorta di doppio Gedanbarai e finivo il kata così. Poi dopo, andando, frequentando per esempio la Skiff, ho studiato questo metodo qua che diceva Kanazawa, di stare vicini al busto e strusciare molto, come se fosse un pugno da dare a destra che supporta il braccio e proietta l'avversario. E questo è un filone. Quindi, come vedete, questo kata è molto complicato, sembra molto facile, molto easy, ma lascia sempre dei dubbi. Arriviamo alle conclusioni. Allora ragazzi, arriviamo alle conclusioni, non per ultimo ma no, certamente per importanza. Ho visto un video interessante del grande Lupo, secondo me un luminare delle applicazioni. Cosa fa lui? L'applicazione la fa non su un probabile attacco laterale o di fianco o da dietro, ma addirittura fa un'applicazione secondo me molto bella, molto realistica, dopo l'ultima tecnica dove c'è il chiai, addirittura sull'avversario che è davanti, quindi prolunga la gamba davanti, quindi questo braccio non diventa più una parata su un Gedanbarai, una parata su una gamba, ma addirittura va a cercare la gamba davanti all'avversario, l'altro braccio va alla gola e proietta l'avversario davanti che ha davanti lui, girandosi e facendo la tecnica. Quindi un'esecuzione egregia, un'applicazione fantastica a mio avviso. Allora ragazzi, fatemi sapere voi come lo fate in palestra. Vi ho già fatto dei video su questi punti chiave di diversi kata, andateli a vedere, vi lascio il link in descrizione, un sub, Asai Dai, Cintè, quindi kata importanti, MP, dove ci sono questi passaggi che si possono fare in diverse maniere. Chiaramente, come dico sempre, va bene tutto, nel senso che dovete sempre dare un ok. Se insegnate in palestra, a mio avviso, non, nulla di personale, dovete sempre dire, oh ragazzi, si fa così perché questa applicazione è su questo discorso. E chiaramente, se siete allievi, dovete chiedere sempre, maestro, ma che cos'è sto braccio qua? E chiaramente il vostro maestro sicuramente vi illuminerà. O dovete anche, secondo me, avere anche più visione, un'ampia visione anche di più modi di interpretare l'arte. Quindi anche io quando sono in palestra, nel dojo, dico sempre, ragazzi, facciamo così, però se fate stage in giro internazionali o anche in Italia troverete sicuramente anche questa versione, anche questa versione, e quindi è un modo anche per avere un bagaglio personale e tecnico molto molto ampio e non camminare sempre con i paraocchi. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto dal Tempio Massimo e ripassatevi Kankudai perché è un osso duro. Ciao dal Tempio!